Giovani, bentornati, ed eccoci qui nuovamente praticamente con Minecraft, con la nuova serie tra l'altro, perché prima doveva essere improvato, poi in realtà, visto l'apprezzamento che c'è stato e mi è stato anche spiegato qual è l'obiettivo del gioco, ho ricevuto diverse dritte nei commenti, ho pensato che poteva essere una bellissima idea effettivamente farci una serie su. Ed eccoci qui, so che non ho aspettato la fine del sondaggio, ma il sondaggio è praticamente schiacciante, quindi eccoci qui. E inizieremo questa serie. L'obiettivo sarà uccidere, c'è un famoso drago da buttare giù a quanto pare, manco lo sapevo, e quindi la serie finirà quando riusciremo a buttare giù questo famoso drago. E non perderei altro tempo, giochiamo sempre con Eri. Io farei mantenuto il vecchio. Ok, no, cancelliamolo questo. Bene, allora creiamo un nuovo mondo. Aerei, guarda, non lo so, io creo semplicemente un nuovo. Ma chi è SpongeBob? Vabbè, crea un nuovo mondo, non ci facciamo molte domande. Allora, sopravvivenza, difficoltà normale, va bene. Serie, games, patia, Minecraft. E crea. Bene, eccoci qui. Ma perché mi ha buttato su un buco con tutto chiuso? Va bene, allora, da quello che ho capito, all'inizio legno. Vediamo se il provato mi ha insegnato qualcosa. Bene, allora, banco di lavoro. Pipped. No? Ah, scusa, aspetta, era... No, aspetta, eccolo. Pip. Ed eccoci qua. Sì, però qui è un posto un po' di merda per metterci col banco di lavoro. Magari ci spostiamo un attimo, eh? Tipo, sulla collinetta. Bene. Tiè. Ah, eccole, spada di legno. Bop. Intanto abbiamo la spada di legno. Ci facciamo una bella accetta. Così. Ah, sono delle pecore. Beh, sparite? Pecore? Salve. Siete bellissime. No, ho ammazzato l'agnellino. Mamma pecora. E niente, volevi vendicarlo, non ci sei riuscita. Allaghi. Bene. Ah, c'è anche papà pecora. Papà pecora. Salve. Ho ammazzato una famiglia. Per gioco, signor YouTube, ovviamente. Piccone. Bip. Olè. Bene. Bene. Ok, ora mi serve questa motore. Che cazzo è questo? Questo è qualcosa di figo. È colorato. È arcobaleno. Vai, vai. Cos'era? Mi ha dato niente, ma vaffanculo. Eccoci qui. Allora, che è? Muro di ciottoli. Ho visto mucca. No. Perché? Sti alberi di merda hanno un po' rotto i coglioni. Madonna, come si consumano velocemente. Ah, decespugliamo qui. Allora, spada di pietra, via. Ma proprio buttiamola in realtà. Ma rimane lì, ma se la... Ah no, ma non posso distruggerla. Vabbè. Yeah. Poi piccozza di pietra. Ci siamo. Ora io vorrei tantissimo distruggere quei... Cosa? Ai. Sti robi qui. Vediamo se qualcosa di pietra. Vedi. Vedi. Quindi è ad avanzare. Cioè, se non c'è il coso successivo, non ti dà il materiale per fare quello prima. Aha! Ora understanding tutto. Understanding vuol dire ho capito. Ma poi cosa sono? Cioè, hai il rame. E allora sì che col rame dovrei avere qualcosa di faico. Blocco di rame grezzo. Non posso fare le cose di rame perché... Serve la fornace. Cosa posso fare con la fornace? No, perché non c'ho le ricette? Non lo so. L'affumicatore. Sì, ma io devo capire a cosa mi serve. Ah, guarda, così ti mette le cose che puoi creare e le cose che non puoi creare. E quindi mo come vado avanti? Ma che cazzo dovresti essere? Scusami. Bloccata nuova ricetta. La barchetta per camminare nell'acqua. Barchetta tipo al volo, ma poi mi proteggo che c'è anche dai nemici, immagino. Ma io invece volevo fare una cosa molto molto faiga.
per ritrovare il punto in cui ci troviamo, che poi so che sarà un casino, farò sta cosa magnifica. Olè, dovrebbe bastare. Che bella la mia scala, eh? Cose di lusso. Perché posso salire? No! Ma bastardo tu. Merdino naturale. Non voglio morire, no, avevo fatto un piano bellissimo. Il falò mi serve. Cosa serve per fare? No, non ce l'ho. Mi serviva una lucina. Senti, ma se io sto qui buono buono, nel frattempo mangio, mi curo, è una brutta idea. Non cadiamo però, eh. Quando passa la notte? Ma quanto dura la notte soprattutto? Pecora, uccidi il ragno. Col tuo pelato divino. Niente, Pecora, ma hai perso il ragno. Pecora, attacca. Ai. Ma perché mi faccio sempre danno a cazzo? Pecora. Stronzo. Salve. Non ci arrivi. Ah, ma io sì. Ma la pecora ha mangiato l'erba. Oddio. Madonna, ma c'è il panico. Se Gesù Cristo sbaglio e colpisco le foglie. Poi vediamo come ci parli qua. Ci parla la pecora con loro. E qua. Ma ti sei rubato la mia carne marcia, stronzo? Io non ho ancora capito cosa posso fare con quel 3, con quei livelli. Magari qualcuno me lo spiegherà, voglio sperare. Bagnetto che va lì per i cazzi suoi. Sole? No? Allora, se riesco velocemente a spostarmi, andrei verso le case. Via. Ha! Ma che cazzo? No. Però vedi, anche i nemici danno robe, quindi li devi uccidere effettivamente. Non puoi sempre scappare. È uno zombie con una scatola di arance in testa. E uno con una pala. Credo sia un elmo d'oro, possibile? Qualcuno dietro? Quando prepariamo, occupiamoci di quelli che stanno avanti. No! Oh cazzo. Dio! Che buco di merda mi sono andato ad infilare. Siamo un po' nella merda. Porca puttana. No! Ah, ma questa è la zona. Ah, ma sono respawnato davvero all'inizio. Quindi cerchiamo di ricordarci la strada e recuperiamo tutto, perché non c'ho proprio voglia di reiniziare. Sono caduto da qualche parte. Qui. Ma come cazzo? Oh no. Lo zombie ha catturato la mia spada. Ma sei fortissimo. Che cazzo sei? Non sei uno zombie normale. Perché c'hai il cranio colorato? Prima o poi morirai, no? Immagino. Certo, con la pala qua. Bella lunga, però. Ah, hai visto. Ho preso anche l'elmo d'oro, quello che mi serviva. Eccoci qua, usciti dal buco di culo. Mucca, dammi la mia carne. Ah, è andato pure... Ah, a proposito, ho ottenuto un elmo d'oro. Madonna, tra l'altro. Un agnellino, gli agnellini li devo uccidere tutti, perché sono carini, piccoli e vanno uccisi. Il mio YouTube è sempre nel gioco, eh. Cos'è? La medusa. Uccidiamo la medusa assolutamente. Si è incastrata malissimo, tra l'altro. Sì, signora medusa, le do una mano, eh. Beh, è il polpo, non è la medusa. Posso? Bloccata nuova ricetta. Tiè. Vabbè. Immagino le... Le bandiere? Molto utile il telaio. Vediamo cosa possiamo creare adesso. Oh, un letto! Allora io qui, che lo vedo bello spiaggiato, comincerei a farmi la mia bellissima casina. Con il pollo crudo. Madonna. Dite ai giardinieri di usare il pollo crudo per sistemare le aiuole. Cioè, la costruirei proprio qui. Dov'è? Non mi dava tipo le mura di cinta. Ecco, muro di ciottoli. Yeah. Bene. Fatte le mura. Io col cazzo che metto un muro sopra. Ah, ma non credo si possa manco fare. Vediamo. Ah, non puoi valicarle le mura. Vabbè. Mettiamo il nostro carissimo letto qui, dalla stanza. No. Ecco. Ah, punto di generazione impostato. Bene. Puoi dormire soltanto di notte. Ah, tra l'altro puoi pure dormire. Così passa la notte. Ma tu che cazzo vuoi? Ma io dico, ma porco...
Non riesco a fare una porta. Poi riesco a fare delle torce. No, mi serve il carbone. Dobbiamo andare alla ricerca del carbone, in realtà. Ma tu che cazzo sei? Ma non sei un nemico. Non mi attacchi. Sei uno zombie buono, civilizzato. Come funzioni? Scusa. T'ho visto, che stavi facendo You Spin My... bla bla bla, right round. Mi ha attaccato! Mi sta attaccando sto stronzo! Allora vuoi morire. Allora vuoi morire. Cos'era? Poi, cosa avevi? Lecca lecca? Cos'era che avevi? Cos'è? Una conchiglia di Nautilo, va bene. Bene, posso passare la notte? Riposo notturno in corso. Ah, che bello. Bene. Ma io come faccio a capire? Qui c'è la mia casa. Cioè, un segnalino, un qualcosa. Cos'è lì quel coso rosa? È un altro materiale. Ah no, sono i fiori. Ma questa è un'altra roba ancora. Per il carbone, però, secondo me, la butto lì. Dobbiamo andare un po' sottoterra. Dove mi sono chiuso? Che sono così cretino da fare ste... stupidaggini. Ah, ok. C'ho luce. Bene, già è qualcosa. Bene, perfetto. Sono uscito. Dove sono? Aiuto. Dov'è la... Ah, ok, qua c'è l'albero rosa. Dove cazzo sono entrato io? Da qui? Da qualche parte? Ah, da lì. Sono uscito da lì. Wow. Ciao. Sei un bellissimo cavallone. Ti posso... Tra l'altro ti posso... Oh no. Però non riesco a domarlo. Cioè, come mi dovrei muovere? Secondo me c'è un qualcosa per... Madonna, che cattiveria. Ci sarà un qualcosa per cavalcarli poi? Pecora, che stai facendo lì nel nulla a guardare? Sei rimasta... Aspetta. Aiuto io. Ah, ma sei stupida, puoi saltare. Allora sei stupida. Che stai facendo chiusa in quel recinto immaginario? Sei proprio stupida. Vorrei creare una sorta di barile. State facendo? State brucando il mio prato? Che credo si possa creare, no? Ma non ce li ho l'asse di betulla. L'asse di quercia non ti va bene, la cassa di quercia. Ecco. Bene, la mettiamo qui. Bene. Apro la cassa. Ah, hai visto? Direi che in realtà... Cosa mi serve in linea generale? Una porta. Per fare una porta cosa mi serve? Assi di quercia. E intanto facciamo una porta. Una porta mi serviva, non 18 porte. Ma va bene. Non ho capito. Però funziona. Cioè, è brutta, ma funziona. Se no non puoi entrare. Se ne metto un'altra qui. Ah, confondiamo i nemici. Va bene. La barca la voglio assolutamente. Cioè, è una stupidaggine tra l'altro da fare. Ah, oddio, Nettuno col tridente. Fortissimo. Dammi il tridente assolutamente. Dov'è il tridente? Non ho capito se me l'ha dato, però vabbè. Barca. Beh, no, Non sale. Ah, ok, devo rimanere da sta destra. Oddio. No, scusa. No, però non ci allontaniamo dalla casa. Che poi è un casino. Facciamo una cosa fantastica e poi ci fermiamo qui la prima parte. Io avevo visto che si poteva creare lo stendardo. Quindi, per... Cosa succede? Cioè, io me lo chiedo da un po'. Dalle mie possenti mura ti posso attaccare a distanza. Secondo me il livello aumenta la forza dei nemici. Cos'è? Io? Cosa sei? Sei uno zombie studioso. Non ha dato niente. Guarda come ti schivo. Questi qua sono dei figli della merda. L'ho ucciso finalmente. Oh no. No. Facciamo passare la notte. Così siamo felici. E via. È successo.
fare? Tu stai morendo dal fuoco. Ha distrutto le mura con lo stronzo. L'esplosivo di merda là. Vedi. Va bene. Zombie è morto. Ce n'era uno là che passe. Bella quella retina per i capelli. Cos'è? Pure l'armatura tu addirittura. Ma tu perché non prendi fuoco? Per l'armatura? Davvero? Dammi la tutina, dammi la tutina. Ah! Adesso pure la tutina. Minchia, ma è fortissimo. Di maglia metallica. Va bene. Bene. Volevo fare una cosa. Torniamo al piano originale. Esperienza. Ti mostro, credo che possono essere anche di livello 7. No, non ci arrivo. Vabbè. Facciamo una cosa. Mentre è giorno. Poi l'obiettivo originale ci arrivo. Ci sono delle case lì. Io ho intenzione di andarci. Salve, salve, salve. Salve. Mi serve solo qualche... È il favo, è il famoso favo? No, un fungo. Non volevo. Mi serve solo, dicevo, una torcia. Non voglio fare il cattivo, promesso. Che bello sto job. Eccolo. Gli rubo solo una torcia, non più di una torcia. Direbbe. Gli rubo più di qualche torcia, facciamo così. Vi rubo qualche torcia, poi giuro che... Perché non so come crearle, quindi... Diate pazienza. Ah, hai visto? Siamo bravi, eh? Non stiamo distruggendo niente. Mi sono fatto male, non si sa come. Bene. Avete visto che sono bravo? Bene, credo che in realtà possa bastare. Abbiamo 4 torce. Credo che il mio progetto dovrebbe essere abbastanza. Poi non so quanta luce farà. Salve! Non stavo facendo niente, eh. Salve. Me ne vado. Adesso il mio piano geniale è... Banalmente mettere delle torce sopraelevate. In modo tale che posso effettivamente riconoscere casa mia. Bene. E qui mettere la mia carissima torcia. Bene. Se si vedrà dalla distanza. È una cosa un po' a cazzo, ma secondo me potrebbe avere il suo perché. Va bene. Metterei anche una qui, in realtà. No. Ok. Up. Up. E tu. Oh, qui. Magari si vede. Bene, io spero che quella torcia lì in alto funzioni. Sto cagando. La mucca, scusi, ma che cazzo fa? Ma le pare? Esci, cretina. Aspettiamo la notte. Oh, ho trovato il carbone. Fermi tutti. Sì, beh, chiaro che si trovava sottoterra. Quindi un po' cazzeggiando ho fatto una piccola buca qui vicino per vedere se... secondo me sì. Si vede dalla distanza, quindi il progetto dovrebbe essere... abbastanza riuscito. È stupido, ma efficace. Vediamo. Ok, no, non si vede la lucina, ma si vedono i blocchi volanti. La lucina si vede da qui. Si comincia a intravedere. Da qui si comincia a intravedere. Beh, dai, è un qualcosa, non è proprio... il massimo, ma va bene. Ok. Direi che ci possiamo fermare. Sono un po' bloccato su come procedere. Cioè, ok, mi sono fatto... Ho capito un po' come funzionano le mura. Tra l'altro, se facciamo anche, secondo me, una cosa molto bellina. Che faccio una sorta di fossato, perlomeno dove c'ho il letto. Addio, maiale. Morirai lì. Ma dai! Ma è giorno! Ma perché? Ecco. Puoi ancora salire, quindi se puoi ancora salire il mio piano non ha ancora funzionato bene. Devo fare in modo tale che nessuno si può avvicinare da dietro. Maiale, mi dispiace, è inutile che mi guardi così. Potrei morire lì e niente, bacon arrossito poi sotto il sole, non so che dire. Così. Inculi e non puoi arrivare alle mie mura. Va bene, dai, ci fermiamo. Questa era chiaramente la prima parte. Sono più o meno... un po' avanzato rispetto al provato. Cioè ho iniziato una nuova partita, però ho avanzato rispetto al provato.
ho fatto un po' le mura, ho cominciato a costruire un po' la casa, a mettere le mie cose, e non sono morto. No, sono morto una volta, in realtà, all'inizio, ma non è stato poi così traumatico, ecco. Quindi non abbiamo praticamente perso niente, e sta cosa è ottima. Però c'è un po' di pollo crudo che non fa, così mi recupero. E devo capire come adesso avanzare. Quindi quali sono i passi successivi? Cioè, sono arrivato ai pezzi di pietra, ho il rame, ma non capisco, secondo me devo unire la fornace a qualcosa. Ecco, questo, tra l'altro precisavo, non cercherò guide per andare avanti, ma seguirò tantissimi consigli sui commenti. Quindi non cercherò nulla per procedere e capire cosa fare. Voglio essere totalmente all'oscuro, ma i commenti, i suggerimenti dei commenti, senza che mi spiegate passo passo cosa fare nel gioco, ma un suggerimento, magari come adesso andare avanti, cioè qual è il passo successivo dopo gli oggetti di pietra, e magari quello successivo e stop. Poi man mano avanziamo e cerchiamo di capire. E ci fermiamo e... abbastanza carino, devo dire, dai. Magari con un obiettivo in più si riesce a capire qualcosa. Alla prossima. Bye bye.